al via la quinta edizione di Ecomob Expo City. Nel weekend dal 6 all'8 maggio a Pescara, in pieno centro, Ecolife ha riorganizzato una delle più importanti fiere sulla mobilità ecosostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale. Ce ne parla Gianluca Giallorenzo, vicepresidente di Ecolife. Ma io prima veramente ho fatto una battuta, quello che poteva sembrare una battuta è che comunque questi eventi servono per sensibilizzare o sicuramente i cambiamenti climatici che non sono favorevoli, perché diciamo che a maggio in questa stagione a Pescara c'è sempre, diciamo, stato il buon tempo, per cui sensibilizzare a un atteggiamento green è sicuramente uno dei nostri intenti. Fondamentali, allora, la mobilità sostenibile, quindi con un'ampia scelta di sull'automotive, quindi quasi tutti i brand presenti per far vedere le loro auto elettriche, scooter elettrici, che è, diciamo, una novità un po' di questi ultimi anni, e anche tante bike, micromobilità e ovviamente un occhio alla green economy, con l'efficientamento energetico e le bike. Allora, sicuramente noi un ringraziamento lo dobbiamo dare alla Camera di Commercio, che 5 anni fa ha creduto in questo progetto, ci ha sostenuto e ci ha dato il là per poi fare un ulteriore passo in avanti, un passo di crescita, che è quello che comunque l'ente camerale fa. Poi ovviamente all'amministrazione comunale, che ci ha permesso di realizzare questo evento, che sicuramente è impattante per la città. Noi cerchiamo di farlo al meglio e di crescere di anno in anno. Non poteva mancare la presenza del primo cittadino, il sindaco Carlo Masci. Sì, la forma in alcuni casi è anche sostanza. Aver spostato a Piazza Salotto la manifestazione Ecomob, che fino all'anno scorso si è tenuta al Porto Turistico, vuol dire aver voluto mettere al centro dell'attenzione della città le tematiche ambientali che concernono la mobilità. Pescara è una città che ha fatto una scelta chiara sulla mobilità ecosostenibile, sta portando avanti spazi dedicati ai mezzi pubblici per favorire la mobilità pubblica, sta realizzando molte piste ciclabili. Abbiamo già circa 40 km di piste ciclabili a Pescara, ma nei prossimi 2 anni ne realizzeremo altri 20, una città che oramai è all'avanguardia da questo punto di vista. E non possiamo non citare la bandiera blu. Pescara è l'unica città capoluogo di provincia dell'Adriatico, da Venezia a Bari, ad avere la bandiera blu, che non vuol dire soltanto il mare pulito, ma vuol dire sostenibilità ambientale in città, vuol dire piste ciclabili, vuol dire servizi legati alla balneazione, servizi legati alla sostenibilità, che sono il fiore all'occhiello della nostra città. Quindi Ecomob è una manifestazione che punta tutto sull'ecologia, molto partecipata, perché ci sono oltre 45 espositori provenienti da tutta Italia. Pescara è la cornice ideale per questa iniziativa, sapendo bene che il comune è orientato sulla sostenibilità ambientale, che non vuol dire soltanto la festa dell'albero, ma vuol dire fare azioni concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Sì, oltretutto gli obiettivi europei, le missioni europee sono chiarissime oramai. Sappiamo che entro il 2030 il 72% dell'energia per gli obiettivi che l'Europa si è data dovrà essere fatta da fonti rinnovabili, quindi il tema è quello. Oramai siamo sull'energia green, sull'energia sostenibile, e la crisi che stiamo attraversando dal punto di vista energetico ce lo impone come una necessità questo obiettivo. Partner fondamentale Lega Ambiente, con il presidente della sezione Abruzzo Giuseppe Di Marco. Ecomob rappresenta un momento importante dal punto di vista della cultura e della sostenibilità, perché entra nel merito di quelli che sono le diversità che poi costituiscono questo percorso, dalla mobilità al tema delle energie rinnovabili, del turismo attivo e sostenibile e, diciamo, tutto quello che può aiutarci a cambiare stile di vita, ad andare nella giusta direzione di una giusta e corretta lotta ai cambiamenti climatici e a mettere in campo quei corretti stili di vita che poi permettono a ciascuno di noi di essere corresponsabili nel
contribuire alla salvaguardia del nostro ambiente e del nostro stesso pianeta. Sicuramente la mobilità da questo punto di vista rappresenta un elemento cardine e dobbiamo iniziare a ragionare su un sistema della mobilità sostenibile che ovviamente ragiona sia in termini di innovazione, quindi una mobilità elettrica condivisa con nuovi parametri e mezzi che ci permettono di vivere anche l'ultimo miglio all'interno delle città in modo più pulito e migliorando la qualità di vita e anche l'inquinamento, perché noi abbiamo un impatto sull'inquinamento legato al traffico ancora importante non solo in Abruzzo ma sull'intero paese. Dall'altro lato la mobilità va intesa anche come cambiamenti di stile di vita e di una maggiore partecipazione da parte, diciamo, di una mobilità collettiva che ci vede tra virgolette condividere anche mezzi di mobilità, quindi significa ripensare gli stessi modelli non solo delle infrastrutture ma anche le modalità con cui ciascuno di noi si muove all'interno delle città e fuori dalle città. Tutto questo ovviamente rientra in un tema più ampio di ecosistema urbano che ci aiuta a dare una risposta alla lotta ai cambiamenti climatici e a mettere in campo azioni di adattamento e mitigazione ma soprattutto di miglioramento della nostra stessa qualità di vita. Sì, ci permettono di avere un contatto diretto col cittadino che può vedere in modo concreto l'evoluzione, può vedere come si muove un'auto elettrica, come si muove un monopattino, le bici di oggi che sono qualcosa di diverso rispetto a ieri, ma al tempo stesso può trasferire la sua esperienza con una prova pratica e immaginare anche quale potrebbe essere il nuovo modo di muoversi all'interno della propria città. Un evento dalla portata regionale e nazionale, ce ne parla il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Però questa fiera della mobilità sostenibile e della transizione ecologica per un certo verso parte molto da lontano, quando questi temi sembravano di nicchia o solo per grandi appassionati. Oggi sono al centro delle politiche di rinascita e resilienza di tutto il continente europeo. E vi è un grande dibattito mondiale sulla necessità di abbattere le sostanze inquinanti e quindi far scendere il riscaldamento globale. Chiaramente i fatti bellici in questo momento hanno inevitabilmente spostato l'attenzione, ma anche accelerato, perché c'è sempre più la necessità di dotarsi di energia che proviene da fonti rinnovabili. Quindi da una parte noi dobbiamo incentivare, come Regione Abruzzo, noi l'abbiamo fatto perché per un lungo periodo le macchine ibride non hanno pagato il bollo della nostra regione e vi è ancora un'agevolazione incentivante per le macchine totalmente elettriche. Vedo che le città si muovono perché le colonnine sono sempre più frequenti, perché c'è una maggiore consapevolezza della mobilità alternativa, pensiamo ai monopattini, pensiamo alle piste ciclabili. Insomma, quella che era iniziata come una fiera di nicchia oggi è un segmento commerciale sempre più centrale e chiaramente ne guadagna tutto il sistema Abruzzo, tutto il sistema Italia. Ma certamente, guardi, se penso alla città di Pescara, dove vi è ancora un dibattito se sia o meno opportuno dotare la città di un sistema di trasporto pubblico di massa a zero emissioni di rumore nell'aria perché è elettrico, la famosa metropolitana di superficie, la famosa filovia, mi sembra di vivere un dibattito tra gente che vive nel secolo scorso. Noi ci puntiamo molto, vogliamo sempre più collegare la città per il tramite di questo sistema assolutamente sostenibile e ci punteremo e lo faremo. La mobilità ecosostenibile è stato uno dei temi più caldi trattati ad Ecomob, come ci racconta l'assessore del Comune di Pescara, Luigi Albore Mascia. Comune di Pescara è presente anche quest'anno con un proprio spazio, con un proprio stand, perché la politica che il Comune di Pescara sta portando avanti sulla mobilità sostenibile è coraggiosa, è una bella sfida, ma ha anche un ampissimo consenso. Un po' di numeri, 1,5 milioni di monopattini contrattualizzati in meno di 2 anni, con un risparmio di CO2 in misura di migliaia di tonnellate. 1,6 milioni passaggi su 4 tratti delle nostre piste ciclabili registrati dai nostri contabici. Fanno di Pescara l'ottava città per mobility sharing e quindi vuol dire che è una città forse con una parte meno rumorosa dei dissenzienti e dei resistenti, ma c'è una larga fascia di questa città che ha recepito il cambiamento, che ha compreso che la direzione è quella in cui stiamo andando, nella prospettiva fissata dall'Unione Europea di raggiungere
il 55% di abbattimento di polveri sottili entro il 2030 e addirittura raggiungere un obiettivo ambiziosissimo, che è quello del 2050 con l'abbattimento totale delle polveri sottili. Stiamo parlando di salute, non stiamo parlando soltanto magari di una mobilità alternativa più divertente rispetto a quella tradizionale, ma stiamo parlando di salute delle nostre comunità, della nostra città, del nostro paese, ma io direi salute del nostro paese, del nostro pianeta. Ed è ciò che dobbiamo lasciare in eredità alle future generazioni dopo anni di errori ripetuti e che devono essere emendati proprio con questo tipo di politica e con le scelte che questa amministrazione sta facendo coraggiosamente. Questa è la parte più bella della democrazia. E su questo lavoriamo e il confronto non manca. C'è una parte della città, una sorta di zoccolo duro che resiste al cambiamento, è assolutamente un fattore democratico, un fattore comprensibile. Ci sono delle logiche anche condivisibili in quota parte, ma un'amministrazione deve andare avanti per la sua strada, deve avere una visione, deve avere una strategia e non può essere tirata per la giacchetta un giorno sì e l'altro pure. Se questo avviene, tutto si risolve col dialogo, con il confronto, ma si va avanti. Sì, questa è una bella manifestazione non organizzata dalle istituzioni, ma organizzata da delle persone che hanno una grande lungimiranza. La famiglia Giallorenzo e la loro società ormai hanno fatto diventare questa manifestazione un evento quasi istituzionale, pur non essendolo in senso stretto. Il Comune di Pescara è presente, presente con un proprio spazio, evidenziando tutte le politiche che si stanno portando avanti e di cui abbiamo parlato poc'anzi. Un appuntamento ricco di spunti in cui fare rete, approfondisce il tema Lido Legnini della Camera di Commercio Chieti Pescara. Sì, noi abbiamo presentato ormai da 3 anni questo progetto Trabocchi Mob 4.0 con l'idea della interscambiabilità e dell'accessibilità sostenibile a una determinata area turistica, che poi è un'idea che non riguarda solo questo territorio, ma riguarda un po' tutta la regione. Ma in particolare con 4.0 abbiamo cercato di sviluppare quelle che sono le moderne tecnologie a supporto di questa progettualità. In particolare, oltre all'interscambio treno, bici, parcheggio e bici, appunto, abbiamo sviluppato delle sinergie con partner internazionali come ad esempio Google, quindi il turista nel prossimo futuro avrà modo di interagire ricercando quelli che sono i percorsi a disposizione, percorsi ciclistici a disposizione, ma anche una visuale completa di quelli che sono i servizi a supporto del turismo, del cicloturismo, ma del turismo in generale. Assolutamente sì, ormai fare rete è una parola imprescindibile, non si può non mettere in sinergia quello che si ha per promuovere un territorio, un modello come la sostenibilità e per in qualche modo mettere insieme tutti gli attori per potersi promuovere con più forza nei confronti di qualsiasi interlocutore, sia esso pubblico sia anche per affrontare i mercati. EcoMob è una manifestazione che come Camera di Commercio abbiamo promosso e a cui abbiamo dato credito sin dall'inizio, sin dalla prima edizione, tant'è che le prime 3 edizioni si sono svolte anche all'interno del padiglione della Marina di Pescara. Oggi questa manifestazione in piazza ha un significato anche simbolico, cioè questa manifestazione cresce, noi l'avevamo detto sin dall'inizio, si sta ponendo veramente come punto di riferimento della sostenibilità nel centro-sud d'Italia. Una 3 giorni intensa, ricca di spunti, innovazione e sensibilizzazione su ambiente, mobilità sostenibile e green economy. EcoMob dunque si conferma uno degli appuntamenti più importanti e attuali da rinnovare e ripetere nel corso degli anni.